Numeri parlano di un grande afflusso turistico sull'isola di Ischia, oltre 50.000 persone. Vediamo com'è andata, lo chiediamo ai tassisti di Ischia, com'è andato questo ponte? No, è andata bene. Comunque c'è stato un forte afflusso turistico per queste giornate del ponte, c'è stata parecchia gente. Insomma, persone che hanno anche utilizzato i vostri servizi, giusto? Sì. Comunque non, per questo ponte non ci possiamo lamentare, è andata abbastanza bene. Com'è andato questo ponte? Questo ponte non male, non male, è andato abbastanza bene. Il giusto numero di clientela che l'isola merita, un'isola bella, quindi meritava questo riscatto. Speriamo che continui così, su questa buon auspicio per quest'anno. Il ponte è andato bene, però non ho capito perché dobbiamo lavorare solo nei ponti come un'isola bella come Ischia. Cioè, Ischia offre tanto, piscine, mare, spiagge. Se a pensare che vado in un'altra parte, un albergo senza una spa, tipo la Toscana, un posto isolato, costa 120 euro al giorno, alta stagione, mezza pensione e 80 euro al giorno. Bassa stagione, comunque sempre mezza pensione, senza una spa, senza una piscina, una piccola stazione, cioè, questo è quello che non capisco.